cellulite, visto che si avvicina il caldo e quindi la prova a costume è vicina, prepariamoci subitissimo ad eliminare o comunque a combattere la cellulite. Vi ho fatto tantissimi video in precedenza sui rimedi fedate, sui cosmetici, su cosa mangiare, su come comportarsi, tutto, veramente tutto. Vi lascio qui, schiacciando sulla i trovate tutti i video possibili e immaginabili sulla cellulite. Ecco, se iniziate a seguire quelli e poi applicate anche questi consigli che vi darò oggi, insomma, potete sicuramente arrivare alla prova costume con una pelle decente, ecco. Oggi vi elencherò 5 bevande che potete preparare voi in casa per combattere o ridurre la cellulite, che è veramente tosta, ma si può fare. L'importante è seguire questi consigli costantemente. Allora, iniziamo dal mattino. Non so se avete notato, quasi tutte le beauty blogger, quando preparano la loro colazione, quando guardate le loro morning routine, bevono sempre un bicchiere di acqua con il limone. Allora, quel succo è veramente essenziale per stimolare il drenaggio e per purificare l'organismo. Quindi, appena vi alzate, un bicchiere di acqua calda con mezzo succo di limone, lo bevete, dopo un po', insomma, fate la vostra colazione abituale. Un secondo rimedio è quello di bere mezz'ora prima di pranzo o mezz'ora prima di cena, come preferite, un bicchiere di acqua con un cucchiaino di aceto di mele. E per addolcire, diciamo, il tutto, perché comunque magari il sapore non è proprio piacevole, un cucchiaino, ma proprio raso di miele per dare un po' di sapore. L'aceto di miele è fondamentale per l'organismo per combattere la cellulite, perché è un potente disintossicante e regola gli zuccheri all'interno del corpo. Durante il pomeriggio invece potete bere del tè, in questo caso va benissimo o del tè verde o ancora meglio del succo di del tè di betulla. Se riuscite a trovarlo in erboristeria, ancora meglio. Sempre a digiuno, un'altra cosa che potete fare, un altro succo che potete preparare, ovviamente dovete avere lo stomaco vuoto, è quello di preparare un mix di 2 arance, un limone, un pompelmo e un pezzettino di zenzero. Questo succo è pieno di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene e quindi automaticamente la pelle risulterà molto più luminosa, molto più compatta e liscia. Ultima bevanda che potete bere prima di cena, la sera, è quello di un succo di ananas, ovviamente senza zuccheri, con un pezzettino di peperoncino. Questo stimola non solo la digestione, ma brucia anche i grassi. Ci ha messo troppo peperoncino. Se applicate queste bevande insieme a tutti gli altri rimedi che vi ho dato, ossia il massaggio fatto con i fondi del caffè e tutti gli esercizi, l'alimentazione sana, insomma tutto quello che vi ho detto, dovreste riuscire a combattere questa odiosa cellulite. Grazie, spero tanto che i miei consigli vi siano stati utili. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al mio Instagram e mi raccomando cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei video. Sto cercando di caricare più video possibili nell'ultimo periodo, ho pensato di caricarli 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e la domenica, quindi fatemi sapere se questi giorni sono comodi per voi e se vi fa piacere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!